darci neanche il tempo di alzare il green screen perché ho una notizia davvero davvero sconvolgente. E se Johnny si fosse uno dei sette, uno dei visitatori? Ormai ragazzi, manca poco più di due settimane all'inizio della nuova stagione. Finalmente ragazzi, stagione 6 in arrivo, nuovissimo evento, sarà qualcosa di assurdo, ve lo ripeto. Ormai manca davvero pochissimo tempo, raga. Non vedo l'ora che tutto ciò arrivi perché sono davvero gasato. Soprattutto non vedo l'ora di scoprire se le mie teorie sul mostro, su Johnny, siano davvero reali. Vi dico solamente che il punto zero sta iniziando a perdere moltissima potenza. Guardate qua, ci sono praticamente tutti i portali che stanno perdendo potenza. Vedete, questi sono diventati addirittura quasi dei fili, raga. Cioè, nel senso, sono davvero minuscoli. Ma non è questo quello di cui andremo a parlare oggi, bensì di un'altra cosa molto più interessante. Ossia che Johnny potrebbe essere effettivamente uno dei visitatori che vuole distruggere il punto zero. Avete capito bene? Sì, adesso probabilmente non starete capendo, ma datevi un po' di tempo per spiegarvi un po' il tutto. Ovviamente vi ricordo di lasciare un bel mi piace, condividere il video con i vostri amici e usare il codice LOLOPOLLO all'interno dello shop. E ovviamente, raga, guardare il video fino alla fine perché questo video sarà importantissimo per la nuova stagione. Oltre al fatto che il punto zero è rotto e si ci può addirittura atterrare sopra, ragazzi, questo vabbè, ormai lo sappiamo che è rotto, noi oggi andremo a parlare appunto di Johnny. Precisamente quale Johnny? Quello che si trova a Campo Merluzzo, se non sbaglio. Cioè, questo posto qui, per farci capire. Ci trasferiremo direttamente qui, ragazzi, perché, beh, fidatevi, sarà qualcosa di assurdo. E direi di andarci in grande stile. Eccoci arrivati, mamma mia, in un batter d'occhio ragazzi. Senza neanche accorgercene, eccoci qua dal nostro Johnny, che in realtà potrebbe essere tutt'altro che buono. Inizio ad aver paura ragazzi, soprattutto per quello che andremo a vedere tra pochissimi secondi ragazzi. Voi non siete pronti, ve lo dico io, voi non siete pronti. Lasciate un bel mi piace in questo momento perché vi farò vedere qualcosa di abbastanza scandaloso. Quella che può sembrare una normale libreria in realtà è un passaggio segreto che noi possiamo aprire. Cioè, in realtà possiamo aprire la porta dietro. Vabbè, rompendo la libreria si entrerà. Johnny, si sei scappato? Hai per caso paura che stiamo scoprendo la verità? Guardate ragazzi, se noi andiamo qui sotto troviamo una stanza segreta. Una stanza segreta, avete capito bene? C'è una stanza segreta con un bagno un po' brutto, in realtà un po' brutto. Ma non è il bagno che ci interessa, bensì è questa cosa qua ragazzi. È identica alla stazione che i visitatori hanno usato nelle vecchie stagioni. Quella stazione di comando che ha permesso a Razzo di cercare di distruggere il punto zero. Anzi, ci è riuscito quel Razzo a distruggere il punto zero. E una volta che ha distrutto il punto zero, ragazzi, la mappa è completamente esplosa. Abbiamo avuto il buco nero e siamo tornati alla mappa del capitolo 2. Potrebbe succedere che Johnny quindi in realtà non sia uno dei buoni, ma sia uno dei visitatori, uno dei sette, pronto magari a usare un razzo misterioso. Razzo che in effetti potrebbe essere lanciato da quel coso di legno lì giù, ragazzi, che è molto molto simile a quello che hanno usato i visitatori nelle vecchie stagioni. Solamente questo è leggermente più piccolo. Johnny, che cosa stai nascondendo? Johnny, che cosa ci stai nascondendo? Andiamoci a parlare, ragazzi. Ecco che arriva, non dire che non te l'avevo detto. Oltre a predire l'arrivo del mostro, ragazzi, questo brutto furbacchione sa anche che cos'è un loop, cosa che sapevano anche i sette. Sa anche cosa succede al loop, quindi che si scappa, che il loop controlla la mappa, il punto zero. Ragazzi, fidatevi di me, questa è una cosa davvero davvero epica. Questa coincidenza, che secondo me non è una coincidenza, è davvero davvero assurda. Come il mio raffreddore in questo momento, ragazzi. Anzi, forse è più assurda del mio raffreddore, che non riesco quasi neanche a parlare. Ma va bene così. Johnny, io te lo dico, Johnny, te lo dico, che se tu sei uno di sette, se tu sei uno dei sette, non lo hai mai detto, io prendo e ti lancio delle granate in fronte, ok? No, vabbè, un po' troppo, ragazzi, scusate, no, un po' troppo in effetti. Comunque, parlando del razzo dei visitatori, ragazzi, potrebbe davvero essere, perché guardate qua, ci sono molte coincidenze tra i sette e Johnny. Oltre al fatto che Johnny ha vari stili e magari potrebbero essere ognuno appartenente a uno stile dei sette, dei visitatori, che appunto erano sette, perché sono i sette, quindi sette, vabbè, avete capito? Quindi magari ogni stile delle skin di Johnny, che magari ne ha tantissime, potrebbe appartenere a uno dei sette. Sarebbe davvero una novità sconvolgente questa. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, perché secondo me potrebbe davvero essere così. Ma se sarà così, raga, devastante questa season. Lo scopriremo tra ormai pochissimi giorni. Tra un po' dovrebbe esserci anche un nuovo aggiornamento, ragazzi, se non sbaglio domani o dopodomani. Quindi finalmente ragazzi, non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora soprattutto perché questa stagione ha messo un po' poco hype, ma adesso tutto all'ultimo iniziano a scoprirsi le peggio cose, ragazzi,
come quella che Jonesy potrebbe in realtà non essere buono. Avete capito bene? Jonesy, che tutti pensavano fosse il buono, quello che stesse salvando la mappa, potrebbe in realtà essere quello che la vuole distruggere per primo. E magari non sta scappando dal loop, ma sta proprio cercando di distruggerlo. Comunque cerchiamo di prendere anche questa cassa e poi possiamo andare in safe, perché voglio comunque provare a vincere la partita, ragazzi. Non si sa mai, magari riusciamo. Bene, 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 ci siamo. Questa teoria, ragazzi, è davvero interessante. Dovete solamente farmi sapere cosa ne pensate e se secondo voi può essere davvero così, perché secondo me c'è una buona possibilità che lo sia. Oltre a questo, ragazzi, ricordiamoci che devono ancora arrivare due NPC all'interno del gioco, perché nella mappa degli incarichi, ok, adesso ve la faccio vedere appena arrivo in safe, mancano due slot da riempire ancora. Abbiamo due NPC barra due boss che devono essere ancora inseriti all'interno del gioco, e uno potrebbe essere proprio Mida e l'altro potrebbe essere proprio Jonesy, quel Jonesy che vuole veramente salvare il loop, mentre quest'altro è solamente un fake. Anche perché magari per distrarci questo Jonesy ci dice che sì, sono davvero il vero, ci dice, proprio lo tiene a specificare che è davvero lui. Forse perché in realtà non è davvero lui, ma è solamente un impostore. In effetti non stiamo giocando ad Among Us, quindi la vedo difficile che sia un impostore. Però, ragazzi, non si sa mai. Oh, il problema è che dobbiamo arrivare un botto lontani ancora, ragazzi. Mamma mia, ma questa safe, ma perché non la tolgono dal gioco e mi fanno giocare una partita in santa pace? Ok, ci siamo quasi. Dobbiamo solamente cercare di scoprire cosa succederà in questa stagione, ragazzi, perché sono davvero curioso. Scopriremo tutto dal prossimo aggiornamento, ragazzi, ve lo dico. State sintonizzati sul canale, attivate la campanella, perché il prossimo aggiornamento sarà quello fondamentale per la prossima season. Vedremo quali NPC verranno aggiunti oppure quali boss, se ci sarà effettivamente il ritorno di Mida e un arrivo di Jonesy, magari versione NPC che ci parla, ci scambia qualcosa, ci dice qualche frase. Potremmo iniziare a intravedere il ritorno del cubo Kevin. Magari l'Epic inizierà a farcelo rivedere piano piano. No, vabbè, non è possibile che la safe è ancora lontana, raga. Ma sta facendo dei chilometri assurdi. Sentite, prendiamo una barca così facciamo prima, perché non ce la faccio più a camminare. Mi sono stancato, sono raffreddato e quindi non ho voglia di camminare, ok, gioco? Non so voi, ma tutte queste teorie mi fanno casare un botto. E poi vi ricordo che ogni sera siamo in live sul canale, ragazzi, per giocare nei server privati fino a che non ci sarà l'evento. Quindi, se volete aspettare l'evento in compagnia, noi siamo in live sul canale per fare i server privati tutti insieme. Perfettissimo, siamo arrivati in safe. Barca, puoi anche andare di... Povera barca, ragazzi, però non ci aveva fatto nulla. Noi l'abbiamo comunque sacrificata. Io non mi fido a passare in questo ponte, ragazzi, perché ho visto talmente tanti TikTok in cui uno passa e qui modificano il muro, che ormai mi è passata la voglia di passarci. Anzi, e se lo facessimo noi? Una cosa del genere? Che appena il nemico passa, noi lo buttiamo di sotto? Sarebbe davvero assurdo, ragazzi, eh? Cioè, se arriva veramente un nemico e lo faccio cadere di sotto, ragazzi, io impazzisco. L'unico problema è che sotto c'è l'acqua, però, ragazzi, dovrei andare a fare una piattaforma e sinceramente non è che mi va tantissimo. Comunque, evitiamo di fare questa cosa, magari la facciamo in un altro video come challenge. Però adesso dobbiamo andare a cercare di vincere la partita. Siamo rimasti in 16.0, vi ricordo che si sta scaricando, si sta rompendo, non so che cosa gli sta succedendo, ma comunque sta perdendo sempre più potenza e questo è palese, ragazzi. Oltre al fatto che si sta fratturando sempre di più, c'è sempre più gente che lo vuole distruggere, c'è sempre più gente interessata a romperlo. No, non so, non ne ho idea, ragazzi. Qua c'è un nemico. Cerchiamo di farlo fuori, ragazzi, pushiamolo, vai, vai, vai. Tanto abbiamo le granate d'impulso che ci permettono di fare una super kill, ve lo dico. Mamma mia, quanto è aggressivo questo nemico, ragazzi. Ha costruito una piramide. Ah, va bene, usa la tattica del costruire, va bene, noi ti spariamo. 31, forse gli abbiamo fatto più danno noi. Proviamo a costruire. Ma che vuole fare? Ok, che è più forte di noi probabilmente, che noi siamo scarsi. Però che cosa sta facendo, ragazzi? Ma come è dietro? Va bene, ragazzi, lo sappiamo che io non so giocare, ok? Io sto provando di tutto, ragazzi. Sto provando letteralmente di tutto. Ma questo non se l'aspetta, mi sa. Vediamo un po' se riusciamo. Raga. No, vabbè, sono morto, lo sapete, sono scarso. Vabbè, fa ridere come cosa. Ma tanto non era per questo che abbiamo fatto questa partita. Non era per la vittoria, ma bensì per parlarvi di tutte queste novità.
ricordo di iscrivervi al canale e condividere il video con tutti i vostri amici. Iscrivervi al codice Lollapollo e tutto quello che volete. Noi ci vediamo domani in nuovissimo live. Mamma mia, questo video, ragazzi, tanta roba. A domani, ragazzi, ci vediamo in live e nei prossimi video. Bella.